Cari genitori, buonasera, sono l'educatrice Giusi dell'asilo nido Il Pellicano. Oggi attraverso questo tutorial voglio parlarvi dei giochi di motricità, giochi che favoriscono nel bambino lo sviluppo motorio sia del corpo che della mano e lo aiutano a migliorare la postura, la propria forza e addirittura il sonno. Le attività fisiche come il correre, ruzzolare, lanciare, mantenersi in equilibrio, ma anche coordinare dita e mani, sono attività fondamentali per un corretto sviluppo psicomotorio del bambino. Noi come educatori e voi come genitori abbiamo il compito di aiutarli a imparare a muoversi nell'ambiente che lo circonda, con sicurezza e controllo. Un suggerimento che vorrei darvi sono i giochi di motricità affine. Vi chiederete cos'è la motricità affine? È il controllo motorio sui piccoli movimenti delle mani, delle dita, dei muscoli del viso, della bocca e dei piedi. I giochi da proporre ai bambini per raggiungere tale obiettivo sono colorare, impastare, creare delle collane di con il fico di pasta, ecco, così, e tantissime altre attività. E proponendo tutto ciò, i bambini a poco diventeranno abili e vi stupiranno tanto, nell'imparare a svolgere le azioni quotidiane, come lavarsi le mani, allacciarsi le scarpe, usare le posate nel modo corretto e così via. Diventeranno così autonomi. Le strategie e le attività, come detto prima, sono innumerevoli e non richiedono quindi materiale strutturato, bensì materiale di uso comune. Un'attività gioco che vi assicuro piacerà tantissimo ai vostri bambini perché è stato sperimentato al nido, è la pesca dei tappi. Dobbiamo fornirci di due legnetti, due cannucce, e in una bacinella metteremo dell'acqua con dei tappi, l'altra invece sarà vuota. Il loro divertimento qual è? Consiste nel prendere i tappi dalla bacinella con l'acqua e riporli nel contenitore senza. Si divertiranno, ve lo assicuro. Questa è un'attività che piace tantissimo a tutti i bambini del nido. Concludo dicendovi ciao ciao, alla prossima, ma soprattutto fatemelo dire, bimbi, ci mancate tantissimo. Un bacio da Giusy. Ciao ciao.